Furia, insieme al maestro Luigi Albertelli, un progetto che si promette di essere innovativo, più che altro perché vuol far tornare quella che è l'idea del cantastorie. Innanzitutto io benvenuti ai microfoni di All Music Italia a Furia. Ciao. E al maestro Luigi Albertelli. Ciao a tutti. Allora, chi ci vuole raccontare il progetto Furia, dove nasce e dove nasce più che altro la volontà di far tornare quello che è il concetto di cantastorie nella musica italiana? Innanzitutto vorrei dire che è una cosa collegiale, è un'idea non solo mia ma reciproca, perché trovandoci nella necessità di lanciare una nuova cantante, essere nuova è estremamente difficile, anzi è impossibile con tutte le novità che ci sono al giorno d'oggi. Perciò abbiamo pensato che, vista la sua veneranda età, unita alla mia soprattutto, io ho 83 anni, lei ne ha 30, ma io ho 83, ragazzi. C'è l'abisso di teste e di pensieri, però siamo uniti da questa idea che ci è sembrata nuova e innovativa, non vecchia come hai detto tu, nuova, perché i cantastorie erano disegni e poi con la chitarrina il chitarrista cantava esattamente tutte le cose che avvenivano nella società. Noi esattamente partiamo da questo, la società, le storie vere, storie che ci accomunano, storie di vita reale, storie anche un po' bastarde, quindi non solo il lieto fine. La ragazza è una bastarda, lei veramente, ha tanta rabbia in corpo che tu non te puoi nemmeno immaginare. Lei, le sue rabbie derivano da un sistema che ti blocca, ti autoblocca, ti censura, ti esclude dal grande giro, quando tu vorresti entrare nel grande giro. Io so cosa vuole entrare nel grande giro, avevo 34 anni quando vinci con Sanremo, Zingara, il Festival di Sanremo. E da allora è stato facilissimo, per anni e anni e anni, stare nel sistema. Adesso il sistema si è inceppato, o no? Così sembra, perché diventa un po' dura. E io, il maestro, crediamo veramente di aver fatto qualcosa di diverso, finalmente qualcosa di originale e unico. È un progetto nuovo, non cantiamo sempre la solita. Altro a livello di testi è stato creato comunque un qualcosa veramente di unico e di innovativo per quanto riguarda quella che è la concezione della musica italiana oggi, ma anche proprio a livello di musica e arrangiamento è stato creato comunque un qualcosa di diverso. Come è nato tutto questo? Quando vi siete messi a tavolino? Quando avete deciso di creare un progetto come questo? Tavolino è proprio da un tavolo di un bar dove litigavamo su le cose che succedevano nel mondo reale. Quindi leggendo i giornali, 2016, tutti i femminicidi, lì Furia, cioè io mi sono incavolata proprio perché siamo andati a analizzare il concetto di possessività, di appartenenza, e da lì è nato il primo brano che è Tu sei mio, ma soltanto se lo dico io. Insomma, praticamente Furia non è che odi gli uomini, odia gli uomini stronzi, che è un'altra cosa. Odio l'idea del possesso, che in Italia purtroppo anche nei nostri giorni attuali si sta esercitando in maniera schifosa, 4-5 femminicidi al giorno. Ancora adesso, parlo di adesso. È una cosa folle. E adesso quando vado a raccontare la storia della lava, la fama, la storia dell'onore, non dell'onore, è una storia ben più profonda. Nel popolo italiano, questo senso del possesso estremo dell'uomo maschio, pirla, nei confronti della donna. Io adoro le donne, sono un uomo totalmente maschio, ho avuto 3 figli, amo i gay perché sono moltissimi miei amici sono gay e non ho nulla contro di loro, ho invece parecchio contro quelli che, non solo deturpano le donne, cacchio ragazzi, delle cose incredibili, l'acido, le cose, per me è una follia, cioè o siamo veramente in un mondo che si sta sgretolando, ma noi vogliamo dare invece questa salvezza, una via d'uscita a quella che proponiamo. E poi soprattutto non distaccarci dalla realtà, visto che viviamo in un'epoca dove di veloce abbiamo solo la connessione internet, tutto il resto siamo ancora molto rallentati. Il progetto è nato così, dovevamo trovare un perché, un tema, comunque un'idea.
abbiamo detto, ma cominciamo a pensare a che cosa dobbiamo raccontare. E ci siamo soffermati proprio sulle storie reali. Io sono una donna, quindi sono molto più sensibile, e anche il maestro, perché ha una forte... Già qua mi incazzo io, Cosa vuol dire? Sto parlando di sensibilità femminile che... La mia sensibilità non la metto in dubbio nemmeno contro di te, non l'accetto. Io molto sensibile. Certo. Tant'è vero che l'idea di alternare dietro le sue spalle tutte le scene delle sue canzoni è un'idea mia. Di alterare quelle che erano volte cantatori con i disegni e adesso supportiamo con i filmati. Cioè, tutta la sua partecipazione sarà sempre decorata, rallentata e raccontata alle sue spalle dai filmati. Dalle quindi cose ci siamo già creati la nostra scenografia che diventa parte integrante del racconto cantato. Perciò diventerà che l'orchestra va a quel paese, ci sarà lei con la chitarra, con una sua divisa, che è Corto Maltese, abbiamo individuato nella figura di Corto Maltese una figura di un uomo, stranissimo uomo, che nella storia dei fumetti ha lasciato la sua Inghilterra, le sue cose per diventare... Diciamo che è l'antieroe per eccellenza, esatto. Quindi il marinaio che diventa pirata, quindi il buono che passa dalla parte dei cattivi, è un po' come è la metafora che abbiamo scelto un po' per la donna, l'antieroina per eccellenza, il mondo è in mano all'uomo, al potere maschile, e noi l'abbiamo ribaltato. Non è vero, cioè, ecco. C'è una bella lotta, ma non è vero. Cioè, bisogna essere molto obiettivi. Il mondo, tu parli di potere politico, è ancora governato dalla maggioranza degli uomini, ma parecchie donne si affacciano. Con tanta fatica. Ecco, con la fatica però si affacciano. Sì, sì. Prima addirittura non esistevano, per cui diciamo che questa... È già stata una grossa vittoria da parte tua. Certo, potremmo iniziare comunque a discutere animatamente. Prima di tutto, esatto, che parli con me. C'è una grande vita. Alla pari. Sì, alla certo. Pari. Sappiate che la signora è arrivata, che non sapeva né leggere né scrivere, non perché fosse analfabeta, perché non aveva mai letto, ha letto poco e scriveva mai. E musica niente, pure appartiene al mondo della musica. Adesso fa i testi lei e mi ha rubato il mestiere bene. No, ha insegnato bene, maestro. Beh, ma me lo sta rubando molto bene. Abbiamo fatto un anno di scuola, quella vera, perché alcuni artisti, cantautori o comunque cantanti che scrivono le proprie canzoni nascono già pronti e scrivono già di getto in maniera anche buona. Altri invece hanno bisogno di una guida. Io sono di questa categoria e ho trovato, credo, il miglior maestro. Basta con i ringraziamenti. No, l'ingraziamento lo devo fare. Normalmente tu parlavi di Pigmalione, cosa vergognosa. Non gli piace questa parola, invece è bellissima, perché mi ricordo e mi ritorna in mente My Fair Lady. Ma comunque tanto carino. La tua cultura arriva lì, la mia va oltre. Allora, io dico che lei è più brava ancora di me. Non solo, è diventata bravissima a comporre la melodia, perché io, essendo soprattutto un paroliere, adattavo un piccolo passo indietro. Quando facevamo le canzoni noi, la coppia era il paroliere e il musicista, ma lavoravamo insieme, eravamo una persona sola. Invece adesso uno sta a casa, l'altro rimanda la lettera, non nascono così i successi. I successi nascono da una collaborazione intensa. E i suoi successi sono nati, i suoi successi, quelli che spero, che mi auguro, che voglio, che vorrei, che mi piacerebbe assolutamente che diventassero successi, sono le sue canzoni, il suo mondo che ha creato lei in maniera autonoma, è una autodidatta, di più non posso dire. Beh, l'esempio che possiamo fare proprio per far capire questa cosa è nel singolo adesso in promozione, Freelance. Quando abbiamo buttato giù il testo, io e te, due freelance, era proprio musicale la cosa. Infatti il maestro mi ha insegnato a trovare la musicalità nelle parole. E quindi è stato naturale avere io e te, due freelance. Ah, vuole dire che il testo l'ho fatto io, bene, sì, confesso. La musica io, ma abbiamo lavorato duramente. Maestro, so che appunto lei ha lavorato... Il primo successo, appunto, Zingara, l'ha citato anche lei, ma comunque sono stati tantissimi quelli che ha creato per la musica italiana, pezzi storici della musica italiana. Lei ha attraversato quello che è stato il periodo dei cantautori
il periodo in cui i cantautori erano un po' in crisi, e oggi si dice che i nuovi cantautori sono un po' i rapper. In tutto questo percorso, Furia come si inserisce? Si inserisce come la via nuova, che sembra apparentemente una via di ritorno, non è vero, perché tutto è nuovo, e in effetti al giorno d'oggi, se i ragazzi stessero molto attenti, è una riduzione dell'arrangiamento, è un passaggio dallo strumento acustico a quelli che sono invece gli strumenti che noi usavamo 40 anni fa, il mellotron, usavamo già allora, non è che non ci fossero. Io vorrei ricordare che i Pink Floyd hanno inventato 40 anni fa la musica che ancora adesso io reputo la migliore in senso assoluto. Per cui lei si inserisce con una mezza novità come arrangiamento, perciò, ma sicuramente nella tematica che sta molto dura, molto faticosa, perché lottare contro gli uomini maschi, primo, lottare contro lo strapotere delle radio private, delle televisioni normali, nazionali, è un'impresa assurda. Noi stiamo perseguendo altro che nuovi, siamo nuovissimi, stiamo perseguendo questa linea. Vi dico, noi siamo a Milano adesso, sto facendo questa intervista, ma a Milano, no, io e lei facciamo uno spettacolino in casa, nei privati, nelle corti, nei balconcini, nelle case d'inverno, in piccole case di 30-40 persone, e lì andiamo con il nostro spettacolo che, citando Luigi, purtroppo è una cosa mia vecchia, e lasciami gridare. Questo è il titolo. Di Pappalardo, ecco, che pensano sia di Pappalardo, invece l'ho scritta io. Ero io il produttore di Pappalardo allora. Facciamo un po' di storia e un po' di memoria, ecco. Ripercorriamo tutti i successi, qualche successo del maestro, perché sono veramente tanti. Io interpreto i suoi pezzi, a volte accompagnato da una chitarra, oppure nelle situazioni un po' più grandi, a teatro o in spazi un po' più favorevoli con una band. I successi del maestro, da Ricominciamo, Zingari, i pezzi per i Nomadi, l'Equipe 84, Non voglio mica la luna, La notte dei pensieri, le sigle televisive dei cartoni animati, Furobò, Goldre, Capitan Harlock, Nano, ma quanti ne ha fatti? Più di 1000, ragazzi! Concludendo con la presentazione della, come dice il maestro, della sua ultima produzione, cioè Furia. Ma senti, il maestro ha vinto il Festival di Sanremo più di una volta, e tu, Furia, come ti poni nei confronti di questa manifestazione? Un giorno pensi di poterci partecipare con questo genere musicale, o soprattutto come ti vedi inserita anche in quelli che sono i meccanismi discografici di oggi? Allora, Sanremo, prima di tutto io vorrei già andare nei big, sinceramente. No, subito nei big, perché posso essere un po' così. Sì, ma sta parlando di inserimento, perché l'inserimento dobbiamo chiedere a qui presente produttore. Io mi vedrei inseritissima, perché secondo me io faccio musica italiana, non sono, diciamo, persa nel reggaeton o nella solita musica che ormai si sente. Per la questione discografia, noi siamo degli indipendenti e sono molto contenta di essere con il maestro nella sfera indipendente, perché siamo liberi di fare quello che stiamo facendo, non siamo, diciamo, indotti a perseguire un'onda. Ma che fatica, ragazzi! Ma che fatica! Cioè, io vorrei semplicemente essere udibile, essere, cioè, sentita quello, da tutti. Tutto quello che noi aspiriamo, abbiamo ambizione di essere, è chiaramente di essere riconosciuto, no? Ecco, manca questo tipo di... ti sospiro, sì, ti ho visto, ti riconosco. Ma anche solo il fatto di... ho fatto sentire il mio lavoro, è piaciuto o non piaciuto? Anche faccio sentire il mio lavoro, il tuo lavoro mi fa schifo, Furia, mi va bene, però almeno l'hai sentito, ti è arrivato. Il problema è farlo arrivare. Ecco, io vi ringrazio e vi ringraziamo già anticipatamente, perché sei qua, vuol dire che esiste la possibilità, capisci? Tu sei reale, sei anche bello robusto. Abbiamo una cosa in comune, siamo liberi. Siamo liberi perché la libertà comunque fa parte degli artisti, di quello che è lo status di artista. In alcuni casi dovrebbe far parte, però in quelli che sono gli artisti veri, secondo me. Il maestro, diciamo che è una certezza da questo punto di vista.
vista. Fuori onda parlavamo del fatto che lei ha scritto, per esempio, mangia libri di cibernetica e insalate di matematica. Più libertà di così. Ah, certo. Anche, non parliamo poi di questi momenti sulle sigle, è stato veramente una... erano gli anni 70-80, sono stati anni stupendi. Il fatto bello è che queste cose che stiamo raccontando e di cui stiamo rivisitando vivono ancora adesso. Ecco, vorrei ricordare una sola cosa, che io sono qua, ho 83 anni, allora ne avevo molto meno, 40 anni in meno, ma allora scrissi Furia a cavallo del pesto. 1.800.000 copie, ragazzi, ma non è il numero. È il fatto che ancora adesso i ragazzi, i piccolini, i figli dei figli, perché ormai sono i nipoti, sanno Furia a memoria. Non solo, non parliamo di Ufo Robot. Si presenta per il prossimo anno un grande avvenimento, anche la RAI sta già prenotando. Una grandissima ricorrenza. Una grande ricorrenza che è esattamente i 40 anni di Ufo Robot. Quest'anno sono i 40 anni di Furia. Di Furia, esatto. Per cui... stranamente, e qua lo dico orgogliosamente, lo ripeto con orgoglio, queste cose rimangono, fanno parte non della memoria. Fanno parte di noi. Fanno parte, sì, sì, del DNA, sì, è sì. Più importante. Sono entrate nel DNA dei ragazzi, dei bambini. Siamo andati in un liceo di Milano, il Parini, il classico, e c'era un ragazzo con la chitarra, perché ne siamo andati dicendo... la musica è difficile che arrivi a voi attraverso le cose che voi normalmente adoperate. Ma noi invece abbiamo portato la cantante nuova, si chiama Furia, questo è il bigliettino, guardatela, se volete ascoltatela. E poi c'era uno con la chitarra alla spalla e dico, e tu che musica ascolti? Ah, io vado pazzo per la canzone. Quale? Dimmi, dai Tantrè, l'ho scritta io. No! È stata una cosa... sedicenne, sì. Sì, sedicenne. Ha cominciato a scrivermi su Facebook, capisci? Cioè, certe cose vanno conosciute, ma come fare se non ci sei tu con sto mezzo, con la televisione tua, con la tua voce, con la tua persona, affinché i ragazzi lo conoscano? Noi siamo tagliati fuori, non veniamo citati, ma io sono vivo per Dio, non vivo, 83 anni, ex nazionale di atletica leggera, campione italiano, e beh, ragazzi. Bravo, anche bravo, c'è il contatto di foto che ho già abolito perché dico no, era troppo bello da giovane. Il maestro lo potete seguire su Facebook, la sua pagina artista Luigi Albertelli. Invece Furia la potete trovare digitando Io sono Furia tutto attaccato. Ripeto, non ho capito. Io sono Furia tutto attaccato, perché se scrivete solo Furia esce Jack la Furia. Io non sono Jack la Furia. Molto bene, perfetto. Grazie mille quindi al maestro Luigi Albertelli e a Furia. Sì.